Ciao a tutti. Allora, video scomodo, scomodo, ma veramente scomodo. Ok, che cosa vi voglio dire? Che quando noi abbiamo un problema nella nostra vita, qualunque esso sia, siamo noi ad avere torto. E questo deve essere chiaro, sembra ovvio quasi, ma non è così, anzi a me sembra ovvio, ma mi rendo conto che la maggior parte delle persone proprio non è, per la maggior parte delle persone non è ovvio affatto, perché non partono dal presupposto che il nostro mondo interiore genera le esperienze, quantomeno quelle private, del mondo esteriore, come lo chiamiamo noi. Allora, cerchiamo di rendere chiara questa cosa, perché è importantissima. Tu hai torto, anche io ho torto, sia ben chiaro, tutti noi abbiamo torto se c'è qualcosa che non va nelle nostre vite. Però, c'è un però. Se qualcosa sembra che stia andando male, perché noi magari da una prima lettura immediata, emotiva, come dire, percepiamo il problema, no? Poi, un momento, non è detto che sia realmente un problema, in realtà può essere una grandissima opportunità. Accade una cosa che in qualche modo ti ferisce, ti turba, ti è scomoda, però magari poi a distanza di poco tempo uno può dire: cavolo, accidenti, meno male che è successa quella cosa, perché è stata un'opportunità per andare verso un miglioramento. Quindi sembrava un problema, invece wow. Però poi ci sono i problemi che sono problemi veri. Mi spiego meglio. Perché dico problemi veri? Perché tutti i problemi possono essere incasellabili in questo discorso che ho appena fatto. Cioè, tutti i problemi ci proiettano verso una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto prima di, come dire, di viverli. Però a patto che li risolviamo. Quindi tutti i problemi offrono una grande opportunità, però bisogna, come dire, saperli usare. Mentre ci sono delle cose che, insomma, sembrano problemi e poi non lo sono. Ma se ti viene una malattia, sì, sicuramente questa, come qualunque altra cosa, ti può proiettare verso un futuro migliore, ma devi elaborarla. Nel frattempo sei malato, c'è un bel problema. Cioè, se ti viene il diabete, non è divertente, ti viene l'ipertensione, insomma, è un problema, diventi zoppo perché hai dei dolori lancinanti, cioè, ti devono operare perché ti vengono i calcoli. Cioè, i problemi sono problemi, ok? Obiettivamente, perdi il lavoro, sì, magari poi perdere il lavoro diventa una grandissima opportunità. Però calma, aspetta un attimo, se tu hai un unico lavoro, non avevi nessun piano B, non avevi messo in piedi nessuna alternativa, perdi il lavoro, è una tragedia, voglio dire. Poi sì, va bene, ma è un problema, sì. Allora, qual è il succo di questo video? Che sei tu il problema, tu hai torto. Se capisci questo, wow, sei da applauso, hai fatto non 13, hai fatto 14. Ma di solito la gente non lo capisce. Perché? Perché è stronzo quello lì che ha fatto quella cosa, è stronza quella lì che ha fatto quell'altra cosa, è maledetto il governo che fa queste cose così, è sfiga, la sfiga che ci vede benissimo e che si accanisce, e il mondo è pieno di stronze, il mondo è pieno di stronze, gli uomini sono tutti così e le donne sono tutte colà, e la è l'inquinamento, è l'ambiente, è sempre è. Ma si dà il caso che, un esempio che faccio spesso è che è vero che l'ambiente può generare grossi problemi, passavi dalle parti di Chernobyl, non era proprio il posto più salutare nel 1987, però non tutti quelli che passavano da lì si sono gravemente ammalati, sono morti o orrori del genere. Alcuni di loro sono passati relativamente indenni. Come mai qualcuno sì e gli altri no? Perché dentro c'erano mondi diversi. Ma perché geneticamente erano diversi? L'epigenetica ci dice che la struttura interna del DNA, nelle sue parti mutevoli, che sono tantissime, è influenzata dall'ambiente esterno, ma si intende soprattutto l'ambiente emotivo esterno, cioè il mio dialogo interiore, il mio ambiente familiare in cui vivo, eccetera, eccetera, condizionano addirittura il mio DNA. Allora, se io ho un DNA particolarmente predisposto per sviluppare una leucemia, mi ritrovo, guarda caso, proprio a Chernobyl, proprio in quel momento, che sfiga, e mi viene quella benedetta leucemia. Allora, capite che di casuale, di nuovo, non c'è proprio niente, nemmeno se passavi da Chernobyl.
però tra quelli che c'erano e quelli che non c'è, che c'erano lì, quelli che sono ammalati e quelli che non si sono ammalati, la differenza dov'è? Interna. E come mai c'è una differenza interna? Perché erano in condizioni diverse. E allora quando io dico che sei tu quello che ha torto, intendo dire che sei tu quello che sta vivendo una condizione emotiva interna disfunzionale. Perché uno, sei uno che ha torto e non sei uno che, voglio dire, no, va capito, va compreso, ha un problema? Perché sicuramente tutti abbiamo bisogno di essere capiti e compresi, ma tu stai permettendo che nel tuo sistema ci sia quel problema. Tu stai permettendo che nel tuo sistema ci sia quella condizione emotiva. Noi non siamo mica obbligati a essere tristi, noi non siamo mica obbligati a essere depressi, noi non siamo mica obbligati a essere incazzati. Non lo siamo. Allora, io conduco queste benedette costellazioni sostitutive da anni e ci sono persone che vengono da anni. Bene, alla domanda chi dei presenti è incazzato con la madre, e tu vedi che questi alzano le mani. Allora tu dici, no, scusate un attimo. Ma se vieni da anni, in teoria, non dico che dovresti camminare sulle acque, non lo faccio neanch'io, figurati tu, ma dovresti aver almeno capito alcuni elementi basilari. Se continui a essere incazzato con tua madre nonostante tutto quello che hai sentito per anni, mi sembra evidente che a te non te ne fotta un cazzo di rivedere le cose da un'altra angolazione, perché tu vuoi aver ragione e invece hai torto. Tu hai torto, vuoi aver ragione, ma hai torto. E il detto è: scegli se aver ragione o essere felice, perché le persone che si risolvono i problemi e che vanno verso la loro felicità ammettono di avere torto. Allora cosa succede? Che tu, persona X, vieni da anni e non cambia mai niente, arriva Pinco Pallo due volte e gli cambia la vita. Perché? Perché lui certe cose non le aveva capite, non le aveva ma nemmeno mai immaginate, ma nel momento in cui gli viene offerta la possibilità di vedere le cose da un'altra angolazione, quello fa il botto, esplode, dice: cacchio, non avrei mai pensato che fosse possibile rielaborare le cose in questo modo. Era in buona fede? E dopo aver finalmente ricevuto un nutrimento di qualche tipo, lo sta usando, lo sta assimilando, ci sta facendo meraviglie. Ecco, allora tu hai torto, perché se hai un problema, a meno che non sia un problema di quelli buoni, no? Quelli che proprio sembrano problemi, invece sono addirittura delle grandi fortune che tu stai attirando. Perché a volte la vita ci aiuta attraverso cose che possono sembrare eventi, esperienze, che possono sembrare delle sfighe. Ma te ne accorgi subito, ci metti 5 minuti a capire che quella che sembra una sfiga invece è una fortuna. Ma per quanto riguarda invece i veri problemi, la radice è dentro. Tu non puoi venire da me, da chiunque altro, stare da solo con te stesso, gestiscitela come ti pare, ma non puoi avere un problema e pensare che non sia colpa tua. Ma questo non al fine di scatenare il senso di colpa, che così aggiungiamo un problema all'altro problema, ma al fine di scatenare il senso di responsabilità. Io ho la responsabilità di quello che sta accadendo nel mio sistema e io la devo gestire. Allora, ci sono eventi esterni che noi permettiamo. Mio padre fa che cacchio vuole nella mia vita, mi crea un sacco di problemi. Mia madre fa che cacchio vuole nella mia vita, mi crea un sacco di problemi. Sì, ma tu quanti anni hai? Ho 30 anni. E allora cosa? Cioè, che scuse hai? Sei tu che glielo permetti. Sei tu che permetti a mamma e papà di scorrazzare la tua vita e fare quello che vogliono. Tu sei un adulto, sei grande e ormai mamma e papà non dovrebbero avere questo potere. Chi glielo sta dando? Tu. Ma loro fanno quello che vogliono perché ormai sono abituati così. Tu li hai abituati così. Mille scuse. Mille scuse. Voi non avete idea delle scuse che la gente cerca di portare avanti fino all'esaurimento. Bene, la mia risposta è sempre la stessa. Peggio per te. Vuoi accampare mille scuse? Non mi devi convincere. No, non devi convincermi, non mi convincerai mai. Quello che ti può essere utile è accogliere la responsabilità di ciò che accade nella tua vita o rifiutarlo. Se tu lo accogli, buon per te, perché ti puoi responsabilizzare, puoi dire: cavolo, effettivamente ho torto perché l'ho generata io questa cosa, ma sai che c'è? Adesso posso prendere il controllo delle cose. Oppure puoi dire: no, non dipende da me, perché non è giusto, e quindi alla fin fine generare
queste situazioni così tristi e disfunzionali che continuiamo a vedere. E allora non è che partecipare non serva a niente, partecipare serve tantissimo, ma magari su quello specifico fronte sei incastrato, quindi c'è proprio quel problema che non te lo risolvi e non te lo risolvi e non te lo risolvi, perché il problema sei tu. Ok, ciao, un abbraccio.